Daniele Frangia, sono da lei, Movimento 5 Stelle. Intanto i nomi dei senatori Vacciano, Simeoni e Iannuzzi oggi, lei ovviamente ci parla per il Comune di Roma, però all'interno del Movimento vengono meno. Che cosa sta succedendo? Allora, innanzitutto, Frangia non Frangia, la Frangia mi ha abbandonato già da qualche anno. Sì. Questo non può non essere un problema, guardi, non hai il problema per esempio della spazzola e del phon. Lei vuole mettere? Guardi che non è poco. Sono presidente della commissione revisione della spesa, quindi sto abbattendo i costi. Di questa notizia che mi ha dato la prendo praticamente adesso mentre entravo negli studi. Noi siamo in pratica sotto attacco in Campidoglio insieme ai consiglieri Stefano Raggi e De Vito per una delibera enorme sullo stadio della Roma e per Mafia Capitale, quindi non abbiamo seguito gli ultimi accadimenti. Sarò ben contento di rispondere qualora saprò cosa. Allora parliamo invece di Mafia Capitale, chiesto ovviamente si parla di 41 bis per Carminati, ma in particolare per quanto concerne la vita all'interno del Comune di Roma, del Consiglio Comunale di Roma, come si procede? Voi sempre intenzionati a mandare via Marino, sciogliere tutto? Sì, lo sciogliere tutto sembra quasi una soluzione definitiva che però prende spunto da un'analisi attenta. Vedete, ci siamo messi lì a leggere prima le 1200 pagine d'ordinanza, adesso sulle nostre scrivanie piano piano, anzi velocemente, le decine di migliaia di pagine di intercettazione, dalle quali si evince ben oltre un romanzo criminale. Cioè, molte delle cose che si sentono dire o che abbiamo visto nei romanzi, eccetera, sono state superate da quello che abbiamo letto. Ora, seppure c'è una percentuale di persone che millantano accadimenti, fatti, cifre per esempio per incontrare dei politici, altre cifre per avere dei lavori, far assumere parenti, eccetera, ecco, tutto questo ha una vastità enorme. Pensiamo alla ramificazione in tutti i municipi, ad esempio. Quindi una vera e propria cupola, riprendo le parole di Pignatone, e riprendo anche le parole del prefetto, che diceva: per alcuni comuni del sud, per molto meno avremmo già sciolto la giunta e l'aula per mafia. Senta, da questa nuova giunta, che lo stiamo leggendo in questo momento, Marino, martedì, nuova giunta con novità, voi vi aspettate davvero qualcosa di nuovo? È un tempo in cui possiamo... Lei dice altri comuni sarebbero stati già sciolti, qui parliamo di Roma Capitale, ma a maggior ragione dobbiamo stare attenti perché si tratta della capitale del nostro paese. Ma voi vi aspettate qualcosa di buono? Pensate che un sindaco come Ignazio Marino, che è stato definito lontano da tutto e da tutti, tutto quel mondo di mezzo, possa fare qualcosa di nuovo? Guardi, a nostro avviso il metodo 5 Stelle, non lo stiamo praticando da un anno e mezzo in comune, è rivoluzionario. Cioè, noi ragioniamo di volta in volta sulle proposte concrete. Quindi non le nascondo che a volte abbiamo votato a favore di proposte di altri partiti. Bene, certo. Quindi, se vengono nuovi assessori con delle idee valide, così come è accaduto in passato, noi pronti a collaborare. Noi siamo pronti a collaborare e collaboriamo da un anno e mezzo. Le nostre proposte di delibere non sono mai state calendarizzate dal Partito Democratico. Quindi da parte nostra la porta aperta sui temi c'è sempre. Noi siamo sempre qui, tra l'altro siamo l'unico gruppo che è sempre presente a lavorare. Franco, posso fare una domanda che mi viene spontanea? Lei dice che il PD non calendarizza mai le proposte di 5 Stelle. Mi sembra che nei giorni più infuocati di Mafia Capitale si fosse affacciata l'ipotesi anche che il Movimento 5 Stelle entrasse con responsabilità di governo a Roma. La prima domanda è: vi è stata mai formalizzata una proposta del genere? La seconda è: non pensa che dall'interno quelle proposte di cui vi è stata negata la calendarizzazione magari potevano avere vita più florida e più lunga e magari diventare norme? Guardi, non c'è stata una richiesta formale di entrare nella giunta, abbiamo sentito Rutelli che è riemerso dal passato per fare questa proposta, però non c'è stata questa proposta, però le rispondo così, leggiamo bene l'ordinanza e i documenti, perché questo è solamente il primo passo dell'inchiesta, che già ha toccato la giunta di Marino con un assessore, più molti altri consiglieri e altri assessori pesantemente toccati, tra virgolette, dalle intercettazioni. Quindi parliamo di una giunta che, per quanto rivista, sia abbastanza traballante. E da questo punto di vista noi siamo ben fuori a guardare, a monitorare, sempre pronti a lavorare come facciamo sempre. Però, certo, non entriamo.